primeiro lugar, uma saudação a todos e a todas. Eu penso que o tema Norte-Sul, a gente pode dizer que ele é um tema bem atual. Você vai traduzir? Sim. Intanto vi saluta tutti e poi dice per prima cosa che il tema Nord-Sud è un tema molto attuale. Talvez ele tenha mudado em parte o seu caráter de 15, 20 anos atrás, mas não se pode negar que as desigualdades entre o Norte e Sul persistem e se aprofundam. Forse è mutato in parte negli ultimi 15-20 anni, ma non si può negare che la disuguaglianza tra Nord e Sud persiste e si approfondisce. Il discorso moderno di oggi, da globalizzazione, è falso. Il discorso moderno della globalizzazione è falso. In America Latina noi abbiamo la maggior potenza mondiale, gli Stati Uniti, che hanno un accordo di libero commercio con il Messico, porém, na fronteira tem um muro que divide os povos. In America Latina, cioè in America abbiamo lì gli Stati Uniti che hanno un accordo di libero commercio con il Messico, però poi c'è il muro che li divide. O que está se criando são espaços de liberdade de atuação do capital, mas cada vez mais se prendendo o ser humano. Si stanno creando spazi di libertà per il capitale, ma si stanno sempre più invece chiudendo, recintando gli esseri umani. Altro muro in costruzione è il muro che separa i palestini da Israele. Un altro muro in costruzione è il muro che separa i palestinesi da Israele. Penso che gli effetti di una globalização ou de uma liberalização são muito diferentes para um país europeu ou para um país latino-americano. Penso que gli effetti della globalizzazione o della liberalizzazione sono molto diversi per un paese europeo e per un paese latino-americano. Mesmo os acordos da comunidade da União Europeia têm efeito diferente na Itália do que em Portugal ou na Espanha ou outros países mais pobres. E anche gli accordi della Unione Europea hanno effetti differenti in Italia, in Spagna, in Portogallo, nei paesi più poveri. O discorso de che il mercato va a risolver, ele è falso. Il discorso che il mercato risolve i problemi è falso. Per il Brasile poter competir con l'Italia, con l'Alemagna, con la Francia, o con gli Stati Uniti, o con il Giappone, per il Brasile poter competere con l'Italia, con la Germania, con la Francia, con il Giappone. As empresas ali instaladas no Brasil fazem uma super exploração da mão de obra do nosso povo. Per questo le imprese che stanno in Brasile super sfruttano la mano d'opera del nostro popolo. Il nostro continente cresce a cada dia o trabalho escravo. Nel nostro continente cresce ogni giorno il lavoro schiavo. Coisas que nós acreditávamos que era do século passado, de dois séculos atrás. E noi pensavamo che fosse una cosa del secolo scorso, di due secoli fa. Se nós formos analisar o crescimento e a inserção da China no mercado mundial, nós podemos ver que há uma super exploração do trabalho do povo chinês. Se noi andiamo ad analizzare la crescita e l'inserimento della Cina nel mercato mondiale, vediamo che c'è un super sfruttamento dei lavoratori cinesi. Então, para ser possível um país da periferia se inserir no mercato mondiale, essa inserção é baseada e alicerçada sobre a super exploração do trabalho em nossos países. Perché un paese della periferia si possa inserire nel mercato mondiale, questo inserimento si basa sul super sfruttamento della sua popolazione. Un lavoratore europeo, também esplorato, vive in altre condizioni di vita do che un lavoratore no terzo mondo, nei paesi del sud. Un lavoratore europeo, anch'esso sfruttato, vive comunque in condizioni molto diverse da quelle di un lavoratore del terzo mondo, del sud. Grande tarefa nossa é primeiro fazer a integração entre os povos para depois discutir a integração entre os capitais.
Il nostro compito è fare prima l'integrazione tra i popoli che l'integrazione tra i capitali. Penso che il balanço generale da globalizzazione per il nostro paese, per i paesi del sud, è più negativo che positivo. Penso che un bilancio generale della globalizzazione per il nostro paese, un paese del sud, è più negativo che positivo. Il nostro paese è un paese senza condizioni di competere in condizioni tecnologiche, di conoscimento con i paesi del primo mondo. Il nostro paese non è in condizione di competere né dal punto di vista della tecnologia né da quello delle conoscenze con i paesi del primo mondo. Nel nostro paese appena 7% dei giovani arrivano a una facoltà. Nel nostro paese solo il 7% dei giovani vanno all'università. Isso quer dizer che per noi competir só explorando mais a força de trabalho. Quindi possiamo competere soltanto sfruttando di più i lavoratori. Junto com a globalização veio também uma reorganização, uma nova divisão internacional do trabalho. Insieme alla globalizzazione è arrivata una nuova divisione internazionale del lavoro. E nessa nova organização internacional do trabalho, os países ricos continuam sendo os detentores de toda a produção, continuam sendo os que dominam a tecnologia. In questa divisione i paesi ricchi continuano ad essere quelli che dominano la tecnologia. A noi, aos paesi da periferia, in especial nós, os latino-americanos, cabe o fornecimento de matéria-prima barata. A noi paesi della periferia, in particolare a noi paesi dell'America Latina, spetta il compito di fornire materie prime a buon mercato. E essa tarefa di produzire materia-prima barata tem intensificado a destruição do nosso meio ambiente. E questo compito di produrre materie prime a basso costo ha intensificato la distruzione dell'ambiente. Tem intensificado a substituição de culturas tradicionais em nossos países pela produção de produtos que interessam aos países ricos. Ha intensificato la sostituzione di coltivazioni tradizionali con quella di prodotti che interessano ai paesi ricchi. Vou dar um exemplo bem preciso para a compreensão. No estado do Rio Grande do Sul, sul do Brasil, nós historicamente produzimos o trigo, que é para nós produzirmos o nosso pão. E nel suo stato, nello stato del Rio Grande del Sud, tradizionalmente si produce grano per fare il pane. Agora, essa produção está sendo substituída por produção de eucaliptos para produzir celulose. Ora questa produzione sta essendo sostituita dalla produzione di eucaliptos per fare la cellulosa. Lembremos che il Brasile è un paese che tem milioni di persone che passano fome. Ricordiamo che nel Brasile ci sono milioni di persone che soffrono la fame. La cellulose non alimenta il nostro povo. La cellulosa non alimenta il popolo. La produzione di soja e altri grani sta tomando conto del territorio amazonico. La produzione di soia e altre cose di questo tipo sta impadronendosi dell'Amazzonia. Nunca na nossa história a floresta amazônia sofreu tanta aggressão quanto nos últimos anos. L'Amazzonia, la foresta amazzonica, non ha mai sofferto nella nostra storia tante aggressioni come negli ultimi anni. Nossa economia tem crescido e se expandido exportando esses produtos, soja, madeira, borracha e altri prodotti esplorando, distruggendo il meio ambiente. La nostra economia è cresciuta proprio esportando questi prodotti, la soia, il legno, la gomma, che hanno appunto distrutto, danneggiato il nostro ambiente. Nesse sentido che noi diciamo che la globalizzazione tem nos trazido mais problemas do que soluções. È in questo senso che noi diciamo che la globalizzazione ci ha portato più problemi che soluzioni. È verdade che in molti settori sociali tem criado uma ilusão porque nos permitiu acesso a algumas nós chamamos de quincalia, algumas coisas da tecnologia moderna como celular, televisão, rádio, se tornou bens acessíveis a toda a gente.
E certo, per alcune persone questo, la globalizzazione ha portato anche l'illusione dell'accesso ad alcune, che noi chiamiamo chincaglierie, ma si può dire anche in italiano, cose della tecnologia come cellulari, televisioni, cose di questo tipo. Io penso che, non solo in Brasile, come in America e in altri continenti, nós vivemos um momento de reinventar as nossas organizações. Eu penso que em Brasília, mas também na América e nos outros continentes, vivemos um momento de reinvenção das nossas organizações. Nossa esquerda tradicional, durante muito, muito tempo, ela foi capaz de fazer uma série de reflexões, análises e sempre propor un unico e mesmo cammino per le mudanze. La sinistra tradizionale, nelle sue riflessioni e analisi, propone un unico cammino per il cambiamento. E credo che, negli ultimi anni, i movimenti sociali nel mondo hanno dato questa contribuzione, questa mudanza della forma di come lavorare le lotte. Io penso che i movimenti sociali negli ultimi anni stiano dando un contributo sul come mutare le forme di organizzare le lotte. Tendo una diversità molto ampia internamente. Avendo una diversità molto grande al proprio interno. Ma con obiettivi molto chiari di onde arrivare. Ma con obiettivi molto chiari su dove si vuole arrivare. Penso che un secondo elemento importante è che i movimenti sociali generalmente sorgono in cima di necessità ben concrete, palpabili, delle questioni del popolo. Un'altra cosa è che i movimenti sociali in genere sorgono su questioni molto concrete, palpabili, che interessano al popolo. Stavo antes parlando sobre a rede, che è questo incontro, che dice che la solidarietà tem pressa perché i problemi têm que ser resolvidos. I movimenti sociali normalmente têm pressa de resolver os problemas, por isso agem, fazem lutas concretas. E gli spiegavo prima come è nata la rete, il nome della rete, quindi lui diceva che nel nome della rete c'è questa idea della necessità di fare in fretta, no, per risolvere i problemi. E anche i movimenti sociali sono spinti da questa urgenza di risolvere i problemi e quindi agiscono, si muovono, si danno da fare. E nesse processo da ação concreta é onde os movimentos sociais têm buscado a sua construção teórica. É em questo processo dell'azione concreta, facendo azioni concrete, che i movimenti sociali hanno poi elaborato la loro riflessione teórica. Creio que nesse aspecto é fundamental o que aprendemos nesses anos, de que é preciso fazer a luta para resolver o problema imediato, mas é preciso se dar conta com a questão mais de longo prazo. Esse problema concreto, com que ele é ligado? Noi abbiamo imparato in questi anni che è necessario portare avanti una lotta per risolvere il problema concreto, ma non fermarsi a questo, anche riflettere da che cosa deriva questo problema che noi stiamo cercando di risolvere. Aqui antes foi falado da mobilização da França. Abbiamo sentito parlare della mobilitazione in Francia. Se a reação do povo francês ficar apenas no marco de resolver esse problema momentâneo, a ofensiva neoliberal vai cada vez mais tomando espaços e tornando a situação do povo francês mais difícil. Se l'obiettivo è soltanto limitato al singolo problema, il neoliberismo riprenderà possesso della situazione e quindi la questione verrà messa da parte rapidamente, la lotta finirà rapidamente. Assim nós poderíamos olhar todos os aspectos. Não precisamos nem falar do Sul. Aqui na Itália se ampliou a idade para aposentadoria de 60 para 65 anos. Quer dizer, não é preciso mais trabalhar tantos anos, porque há uma produção suficiente. Mas essa produção, essa riqueza, ela é agrupada por poucos.
In Italia c'è stato un allungamento degli anni che servono per ottenere la pensione, perché in realtà la produzione è sufficiente, ma non mi ricordo che hai detto. Ma è preciso che lavorare per uns enriquecer? Ma bisogna che molti lavorino perché alcuni si arricchiscano. O seja, as pessoas non trabalham mais na Italia de 60, agora 65 anni, per migliorare la vita di tutti, ma è per alcuni accumulare più, continuare esplorando queste persone. Le persone lavorano fino a 65 anni non per migliorare la vita di tutti, ma perché alcune persone si possano arricchire di più. Esse são as empresas, muitas vezes transnacionais, capital financeiro, as grandes empresas. Nós vemos em todo mundo poucas empresas, poucas famílias acumulando fortunas e o povo em geral ficando mais pobre. Noi vediamo che oggi le multinazionali sono nelle mani di poche persone che diventano sempre più ricche, mentre la maggioranza della popolazione mondiale diventa più povera. Nesse sentido che as nossas organizações, as organizações modernas, têm que ter essa visão ampla. É per questo che le nostre organizzazioni, le organizzazioni moderne, le organizzazioni più nuove devono avere questa visione ampia. Penso que as organizações modernas têm que ter uma visão de algumas lutas que são estratégicas ou são fundamentais para toda a sociedade, seja ela do sul ou do norte. Io credo che queste organizzazioni debbano avere una visione appunto di alcune lotte strategiche che sono fondamentali sia per il nord che per il sud. Potrei citare alcuni esempi, per esempio la terra, preservazione della terra. Per esempio la terra, la preservazione della terra. Noi crediamo che la terra ela apenas está emprestada para nós, nós devemos devolverla para as futuras gerações. Noi abbiamo la convinzione che la terra ci è solo prestata, la dobbiamo restituire alle generazioni future. Sta na nossa mão a preservação, a utilização dela para que as futuras gerações também tenham proveito. E quindi è nelle nostre mani la preservazione, la conservazione della terra perché ne possano approfittare anche le generazioni future. A água è un bene che è da tutta l'umanità e aqui é uma luta importante que temos que travar contra a apropriação privada para fins de lucro da água. L'acqua é um outro tema muito importante, uma luta que dobbiamo portare avanti tutti contro l'appropriazione privata dell'acqua. As sementes são um patrimônio histórico, são um patrimônio da humanidade e não se pode permitir que elas sejam mudadas geneticamente e apropriadas por meia dúzia de empresas com o único objetivo de ter lucro. E i semi che sono patrimonio dell'umanità non possiamo permettere che vengano geneticamente modificati, non possiamo permettere che se ne approprino mezza dozzina di grandi imprese. As sementes transgênicas não melhoraram a alimentação em nenhuma parte do mundo, apenas geraram lucro para poucas empresas. I semi transgenici non hanno migliorato l'alimentazione in nessuna parte del mondo, hanno soltanto generato lucro per poche imprese. Penso che questa è una lotta di tutti contro i transgenici. Penso che questa contro i transgenici sia una lotta di tutti. Come também acredito che o petróleo deva ser visto como patrimônio da humanidade, porque é uma energia e que não pode apenas ser explorado para ter lucro para meia dúzia de empresas. Como penso que o petróleo seja patrimônio da humanidade, não pode ser simplesmente usado para enriquecer, anche lì, pouquíssime empresas. Então, as organizações de novo tipo, o nome não é o mais importante para nós, elas devem ter essa visão ampla e essa capacidade de articular as diversas formas de luta, diversas formas de ação, para proteger, de fato, os interesses da humanidade e não do mercado. Io credo che le nuove organizzazioni, non importa tanto il nome che hanno, l'importante è che abbiano una visione
ampia dei problemi, che abbiano una capacità di organizzarsi, di articolarsi tra loro e che portino avanti delle lotte per proteggere questi beni a favore di tutta l'umanità e non a favore dei profitti di pochi e del mercato. Abbiamo appunto avuto una serie di temi estremamente forti e io ringrazio Mario in particolare per la lucidità con cui li ha esposti e con cui anche ha saputo metterceli di fronte. Uno dei terreni su cui si è ricostruito in qualche modo un tentativo di dialogo tra nord-sud dal basso è stato sicuramente in questi anni, sono stati anzi, i forum sociali che si sono costituiti sia nel paesi del sud del mondo sia anche nel nord. In particolare lo stato del Rio Grande do Sul, la capitale del Rio Grande do Sul, Porto Alegre, ecco, a partire da quel fatidico 1999 di Seattle, che è una data in qualche modo anche importante da tenere presente, parliamo sempre del 2001, del 2003, della guerra in Iraq, ma dovremmo anche parlare delle altre date, quelle che in qualche modo segnano un cambio, diciamo, di prospettiva anche in un altro senso, e allora il 99 di Seattle forse è importante anche ricordare. Ecco, questi spazi hanno permesso comunque di riavviare, di ricostruire un dialogo e un confronto su questa agenda comune di temi, dall'ambiente all'energia, alla terra, alle sementi, alla biogenetica, che sono proprio, come dire, le priorità, le emergenze che stanno venendo, come dire, i nodi che stanno venendo al pettine. Ecco, allora volevo una valutazione da parte di Mario sulla funzione di questi forum e che cosa si può fare, diciamo, per eventualmente fare di più e renderli sempre di più un momento costruttivo in questa prospettiva di visione globale comune da parte dei movimenti. Penso che a primeira tarefa que o Fórum Social cumpriu, de certa forma cumpriu bem, foi de nós iniciarmos um diálogo, uma troca de informações sobre nossas realidades. O primeiro compito que o Fórum Social ha compiuto e ha compiuto bene é quello di rendere possibile um diálogo e uno scambio di informazioni su chi siamo, cosa facciamo. Isso que estávamos falando no início. Há um tempo atrás, a visão que se tinha, bom, a Europa era todo mundo rico e o Sul é todo mundo pobre. Prima, appunto, la visione che si aveva dell'Europa era tutti ricchi, no? Tutto il mondo ricco, mentre nel Sud tutti poveri. Creio que o fórum ajudou a difundir essa ideia dessas contradições que existem nos nossos próprios países. Essa é a primeira grande contribuição. Il primo grande contributo che il forum ha dato è proprio aiutarci a capire le grandi contraddizioni che esistono nei nostri mondi. A segunda grande contribuição do fórum, penso que foi divulgar ou socializar, como nós falamos, as diversas formas de luta e de resistência dos povos em toda parte do mundo. Il secondo ruolo molto importante è stato divulgare le diverse forme di lotta che ci sono nelle varie parti del mondo. Mostrò che è possibile resistere, che è possibile lottare das mais variadas formas, che non esiste solo una forma come muitas vezes a esquerda tradizionale nos ensinava. Ci ha insegnato che è possibile lottare in tante forme diverse, che non esiste una sola forma di lotta come ci insegnava la sinistra tradizionale. Penso che, além disso, il forum cumpre un papel importante na medida che ele define algumas agendas comuns de luta. È importante che il forum si ponga come obiettivo il costruire delle agende comuni di lotta. Come, per esempio, potremmo dire la lotta contro la OMC, che quer transformar o alimento in una simples mercadoria. E nós acreditamos, a agricultura em um simples produtor de mercadoria para lucro. E nós acreditamos que o papel da agricultura é alimentar a humanidade. E uma luta comum, por exemplo, é quella contra a Organização Mundial do Comércio, que vuole transformar os alimentos em merci, que vuole transformar a agricultura em produção exclusivamente de lucro, mentre a agricultura deve produzir alimentos. Ma outra luta é contra o chamado grupo do G8, G7, os governos dos países ricos que se reúnem e na sua grande maioria traçam estratégias de ação
de costas para os seus povos. E l'altra lotta è contro il G8, contro il comportamento dei governi dei paesi ricchi che si riuniscono per mettere a punto una loro strategia voltando le spalle ai loro popoli. Sono varie azioni, il proprio forum è una tentativa di essere un debate contrapponendosi al debate dos paesi, dos governi di questi paesi ricchi. E il forum è proprio un tentativo di contrapporsi al tipo di dibattito che c'è in questi incontri dei governi dei paesi ricchi. Penso che il debate, la troca di idee, la elaborazione teorica, ela tem contribuito para todos os países do mundo, de alguma forma ou de outra, para o avanço da organização do povo em luta. Io penso che questa discussione che ci sono stati, gli scambi, l'elaborazione teorica che c'è stata durante i vari forum ha contribuito a far crescere e avanzare in tutti i paesi coinvolti i vari movimenti, le varie forme di lotta. Os últimos fóruns têm avançado muito na reflexão e clareado, inclusive traçado calendário de luta contra as políticas do Banco Mundial, do FMI. Que aqui foi dito que o Banco Mundial hoje reconhece vários erros que cometeu, muito se deve às reflexões feitas no Fórum Social Mundial. E nell'ultimo forum c'è stata una riflessione molto importante sulla Banca Mondiale, sul Fondo Monetario Internazionale e la stessa Banca Mondiale ha riconosciuto alcuni errori che ha compiuto, anche in relazione alle discussioni dei forum. Allora Giovanna, sono proprio spazi di democrazia che stiamo costruendo, come si può fare per potenziare, che cosa si può fare in aggiunta a questo spazio che si è aperto e che è stato costruito in questi ultimi anni? Ma sì, penso intanto, credo che bisognerebbe valutare bene anche l'andamento di questo movimento, perché dal 99 a oggi le cose sono molto cambiate, cioè perché le case cambiano. Ecco, allora, inizialmente, come si diceva, questo è stato intanto, secondo me, il punto centrale di questi forum sociali è stato l'incontro tra giovani del nord e del sud. Era la prima volta. 100.000 persone, giovani e anche meno giovani. Un anno c'ero pure io, insomma, che non appartengo esattamente ai più giovani. E giovani, appunto, una creatura, dicono a Roma, una creatura. E vedere 100.000 persone che, diciamo a Porto Alegre, che si sbattono da una stanza all'altra per ascoltare dei dibattiti, per prendere appunti, cioè una formazione politica che non c'era prima, che non esisteva, è un modo di apprendere insieme, ascoltando, non le lezioni, ascoltando persone che ne sanno di più, che hanno scritto libri, che insegnano alle università, ma non ascoltandole con la dipendenza, col fatto che sei subordinato, in uno scambio estremamente ricco, vitale e soprattutto nord-sud. È la prima volta, io credo, che il nord ha capito fino in fondo appunto che c'era cultura, cioè vi ricordate i saperi locali, che la tecnologia non è solamente in astratto quella più avanzata, ma che la tecnologia è quella necessaria, quindi può anche essere i saperi delle donne, del saper fare, quelli tradizionali. Ecco, questo scambio, il processo comunque si è evoluto moltissimo nel corso del tempo, ha anche subito alcuni scacchi, ci sono stati dei pericoli, diciamo, di centralizzazione, di comitati centrali, queste cose non muoiono mai, ma sta tenendo. E perché tiene questo movimento? Tiene perché non viene ideale, perché un'agenda l'ha costruita. Attraverso tutti questi incontri, intanto si è molto allargato, in questi giorni c'è l'incontro a Karachi, è una delle prime, proprio in questi giorni, comincia il 24 o il 23. Se pensate al forum in India, a Mumbai, è stato completamente diverso da quello di Porto Alegre. E se pensiamo a quello di Bamako, ancora una volta, e a quello di Caracas, cioè ognuno di questi incontri permette a generazioni di giovani nord e sud di sperimentare forme diverse di stare insieme, di scoprire mondi sconosciuti, culture differenti e di elaborare piattaforme. E
Allora, come per concentrare queste, la questione della piattaforma, ma non piattaforma in senso tradizionale, sapete, 1, 2, 3, 4, piattaforma nel senso di contenuti, quali sono le cose che contano.